Anche BMW si tuffa nell'elettrico di alto di gamma. Dopo le esperienze della i3, che ormai ha 9 anni, ecco la serie iX, e in questo caso in due versioni, M50 come questa qui Bordeaux e poi M40 come l'altra. La differenza? 523 cavalli, oltre 600 Nm di coppia con cerchi da 20-21 pollici e un'autonomia dichiarata di 523 km, anche se nel nostro test fatto tra montagna e pianura, oltre che autostrada, abbiamo visto che si sta attorno ai 390 ad andatura costante. Particolarità molto carina. Vedete qua il frontale? Beh, è fatto in materiale tale che è antigraffio, cioè se viene praticamente graffiato con un phon che riscalda, ritorna nella posizione ottimale, perché qui c'è la griglietta, perché ci sono le varie telecamere e i vari sistemi di controllo, quindi non è un radiatore, però hanno mantenuto la mascherina che è tipica da BMW, così anche come il look. Per quanto riguarda gli interni, invece, poco da dire, siamo in una versione top di gamma. Beh, ragazzi, guardate qua, con i comandi questa qui praticamente è la leva del cambio, infatti R sarebbe retro, neutral, D e B. B quando siamo in B vuol dire che siamo in ricarica. Questo qua è il tasto d'accensione, quello lì è il solito comando col menu, radio, poi le varie funzioni con lo schermo. Tempi di ricarica, beh, in colonnina normale passiamo sulle 12 ore, mentre invece con le colonnine ultra rapide in 10 minuti si passa già dal 10 all'80% della ricarica, e per quanto riguarda questo tipo di vettura direi che sono tempi ultra decenti, ultra sufficienti, qualcosa di eccezionale. C'è anche un'altra versione, il kit, questa qui praticamente con gli inserti oro, vedete? Essenzialmente è un kit, diciamo, non sportivo, non aerodinamico, più che altro è un kit d'eleganza, che costa 4.500 euro. I prezzi: si parte ad 84.000 euro per la versione iX40 e si arriva a 103.000 qualcosa per quanto riguarda la iX50. Poi arriverà anche una M60 in futuro con oltre 1.100 Nm di coppia, per cui ne parleremo dopo. Siamo quindi di fronte a vetture da questa qui, la vedete, la rossa qua 104.000 e l'altra 84.000. Tempi di ricarica rapidissimi con le colonnine Ionity, ed è già la mobilità del futuro qua presente tra noi. I cavi per la ricarica, piano di carico dall'orizzontale, pulsantino per la chiusura, prese USB anche sui sedili posteriori, apertura portiere a tastino.